Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Professionalità e serietà costruite negli anni. Piero Pisello e Matteo Mallini sono a tua disposizione per ogni esigenza. Da noi trovi il giusto mix fra gioventù ed esperienza nel mondo assicurativo. Analisi del rischio per private aziende, consulenza a 360 gradi. Uniassi Team, filiale di Capocavallo. Sorriso e cordialità a portata di polizza. Va la nuova Alba allo scontro diretto della penultima giornata del girone di andata del campionato di promozione Girone A. Un risultato meritato in virtù di un primo tempo giocato molto bene e dove sono stati evidenziati sicuramente gli apporti dati dai nuovi acquisti, tutti in campo ad eccezione del portiere Farinelli. Passano due minuti, azione personale di Spiaggia, sembra gol fatto ma il tiro è fuori. Al settimo ancora Spiaggia in azione personale, il suo sinistro è parato in due tempi da Sorbaglioli. Al diciassettesimo però la nuova Alba passa, pregevole assist da sinistra di Segoloni che attraversa tutto lo specchio e trova liberissimo Bocciarelli che deve solo spingere in rete. Passano solo due minuti e la risposta del Mantignano arriva su calcio di punizione, il fendente di Ravanelli centra la parte alta della traversa. Al ventiduesimo ecco il pareggio che è nell'aria, si concretizza quando Spiaggia raccoglie una corta respinta della difesa e in sforbiciata manda in rete. Al ventitreesimo su calcio d'angolo svetta Battaglini ma Cardinali c'è. Non c'è respiro in pratica, al minuto 33 calcio di punizione di Fanini che colpisce di testa Bocciarelli ma la palla finisce sul palo e torna tra le braccia di Cardinali. Al minuto 41 però la punizione di Fanini è letale, sorprende lo stesso Cardinali per il nuovo vantaggio della Vis Nuova Alba 2-1 alla fine del primo tempo. Subito in campo e subito arriva il gol nella ripresa all'ottavo della Vis Nuova Alba, azione personale da parte della Nuova Alba con l'arbitro che concede un calcio di rigore per l'atterramento di Favaroni. Sul dischetto si presenta Fanini e trasforma per il 3-1. Problemi tecnici purtroppo con blocco della telecamera ci impediscono di documentare la trasformazione. Chiediamo scusa sia a Fanini sia alla Vis Nuova Alba. Passa al quattordicesimo però arriva addirittura la quarta rete degli ospiti, molto contestata dai padroni di casa per un fuorigioco con Fanini che lascia a Favaroni, pallonetto che batte Cardinali, protesta appunto per la posizione di fuorigioco proprio dello stesso Favaroni, autore del gol. Ma dopo un giro di lancette c'è un altro calcio di rigore che stavolta viene assegnato ai padroni di casa perché Segoloni in area di rigore a terra Spiaggia, il direttore di gara concede il penalty, va sul dischetto Cenerini e segna accorciando le distanze. Al ventiduesimo ripartenza ospite con Cardinali che para la prima conclusione e poi compie una vera propria impresa Peverini salvando su Segoloni. Al venticinquesimo punizione di Fanini con la palla che colpisce la parte alta della traversa. Vengono concessi 5 minuti di recupero e poco prima del fischio finale c'è il diagonale di Segoloni, uno dei migliori in campo che termina di poco sul fondo. Finisce dunque con la vittoria per 4-2 della Vis Nuova Alba e di Giacchetti, una gara arbitrata molto bene, una gara tra l'altro non facile, dal signor Antonelli di Foligno che se non si monta la testa ci perdonerà la battuta, ne sentiremo sicuramente parlare. Direttore sportivo del Mantignana Riccardo Bricca, al termine della partita io ho definito un risultato meritato perché probabilmente i nuovi acquisti hanno cambiato molto la Vis Nuova Alba, poi parliamo del Mantignano. Sì, sì, non mi piace parlare degli altri, ma è evidente che l'ultima settimana di mercato ha stravolto la squadra loro.
basta guardare le formazioni degli ultimi tempi e quella di oggi, in più hanno recuperato anche Favaroni che oggi era in campo dall'inizio, insomma sapevamo che oggi sarebbe stata dura contro una squadra che al momento ha gli stessi obiettivi nostri, ma direi con ambizioni ben diverse, almeno a inizio campionato, e dall'ultima settimana di mercato si è dimostrato ovviamente che le ambizioni loro sono diverse dalle nostre. Ecco, probabilmente per quanto riguarda il Mantignana forse ha pesato un po' le scorie di questa settimana piena, no? Anche visto, parlando insomma della rosa a disposizione, ecco, quali sono, se ci sono, le prossime mosse che farà la società? Allora, dopo il cambio del tecnico è ovvio che questa settimana ha pesato, gli incontri ravvicinati, le tre partite hanno pesato sul nostro rendimento sicuramente, siamo corti numericamente, abbiamo bisogno di ragazzi a centrocampo perché ovviamente abbiamo avuto due infortuni gravi che pesano, e quindi adesso questa settimana cercheremo di chiudere trovando qualcuno che venga a dare una mano per poter arrivare all'obiettivo. Marco Favaroni, gol al rientro, rigore conquistato al rientro, insomma, penso che più di così non si può chiedere, soprattutto la vittoria in mano. A proposito di quello che hai detto, vorrei ringraziare lo studio Move di Perugia, Laura Roci e tutto il suo staff con Gaia e Chiara, perché mi hanno appunto permesso di rientrare oggi. Penso che oggi abbiamo dimostrato ulteriormente che è una classifica un po' bugiarda per noi, al fronte di un'ottima squadra che è il Mantignana, che sicuramente venderà cara la pelle in tutti i campi, e sono convinto che risalirà la china anche lei. E niente Fabio, noi abbiamo bisogno di fare punti, oggi l'abbiamo dimostrato ulteriormente, e abbiamo un obiettivo che è quello della salvezza, e la salita ora forse è un pochino più leggera, ma ancora la strada è lunga. Hai detto due cose importanti, il mister penso che non ha bisogno di presentazioni, ha portato tutta la sua esperienza e noi lo stiamo seguendo con attenzione, dai più grandi anche ai più vecchi, e la società è nulla da dire, è una società che ci fa sentire veramente dei professionisti, non è una frase fatta ma non ci fa mancare nulla, e noi abbiamo il dovere di ripagarla tutte le domeniche in campo.